Perché una ragazza ti blocca? Ma perché mi ha dato il suo numero e poi mi ha bloccato? Bella domanda. Hai trovato il coraggio di approcciarla. L'interazione è andata alla grande e sei riuscito a strapparle anche il numero di telefono. Iniziate a messaggiare facendo riferimento a quello che è successo quella sera o quello che avete pianificato per il prossimo incontro. Dopo alcuni giorni noti che la conversazione sta rallentando. Ti accorgi che ti sta sfuggendo la situazione di mano, fino a quel punto che lei non risponde più e poi scopri che ti ha bloccato. E allora ti chiedi, ma perché mi ha lasciato il suo numero di telefono? Cosa ho sbagliato? E soprattutto, perché mi ha bloccato? Partendo dal presupposto che i motivi possono essere infiniti, vorrei riportarti qui quelli più diffusi, in modo da liberarti da questo inferno. Quindi, quali sono i reali motivi per cui una ragazza ti blocca? Eccoli. Punto primo, quando ti ha dato il numero, era indeciso. Può essere che nel momento in cui ti ha dato il numero, lei non era molto decisa se farlo o meno. Ma per evitare spiegazioni del perché e del per come, ha preferito agire così. Tanto poi lo blocco. Pensando. Secondo punto, ha insistito troppo. Magari l'interazione via messaggio sta andando bene, ma al momento di chiedergli un appuntamento insisti troppo, o comunque appare bisognoso. Se hai rispettato la regola del momento caldo, cioè quel momento in cui lei è ancora alle prese con le emozioni che gli hai fatto provare la sera che l'hai conosciuta, allora l'unico messaggio che le avrai inviato è quello per assicurarti che sia rientrata a casa, tutta ad un pezzo, e augurarle buonanotte, magari aggiungendo che ti ha fatto piacere conoscere e scambiare due chiacchiere con lei. Ma se dal giorno dopo inizi a tartassarla con messaggi tipo "Buongiorno, angioletto mio, oggi ti ho pensato", senza che nemmeno le dai il tempo di risponderti a uno di quegli assurdi messaggi, semmai lei decida di essere carina abbastanza nei tuoi confronti da risponderti e tu già le invii il prossimo continuando a insistere e magari anche arrabbiandoti o comunque facendola notare che non ti ha nemmeno risposto al precedente messaggio, indovina cosa accadrà? Esatto. Ti bloccherà anche in questo caso. Terzo punto, non sai messaggiare. Se la conversazione si protrae verso il noioso e non riesce a incuriosire la ragazza, lei non avrà voglia di vederti. Si accorgerà di aver fatto un errore nel lasciarti il suo numero e ti bloccherà. In tal caso, corri subito a prenotare una consulenza sul chat game con un nostro esperto dal nostro sito, per evitare di mandare in aria altri contatti che hai ottenuto frutti di duro lavoro da parte tua. Quarto punto, ha avuto dei ripensamenti. Quella sera era molto attratta da te, a tal punto che avrebbe fatto baldoria tutta la notte con te, forse grazie anche a qualche goccetto d'alcol in più. Poi però gli viene in mente l'ex, ed essendo troppo poco tempo che ha concluso la sua ultima relazione, ora vuole godersi la vita. O magari a mente lucida pensa che è lei stata troppo spinta con te e tu ad un eventuale incontro vorresti riprendere esattamente dal punto dove vi siete lasciati. E quindi ti faresti un'idea di lei che non vuole, ossia che ha una facile. Punto 5. Ha inviato alcune immagini poco appropriate. Ormai è fatta, lei ti istiga per messaggi, tu ti stai trasformando in un lupo alla ricerca della sua preda. Se riesci a gestire bene questa fase, lei sarà presto tua. Ma se non riesci a tenere a bada i tuoi istinti primordiali, non resisterai alla voglia di mandarle delle foto sconce pensando che a lei faccia piacere. Ed è un errore piuttosto comune tra i maschietti. Quindi, la prossima volta che una donna ti blocca, invece di chiederti il perché, confronta quello che ti è accaduto con questi 5 motivi principali. E tu? Sei stato bloccato per altri motivi? Facci sapere se ti rispecchi in questi 5 motivi o se a te ne sono capitati altri per essere bloccato. Faccelo sapere nei commenti, potresti essere di grande aiuto per tutti quelli che si trovano nella tua stessa situazione.